The Wall, il concept album del 1979 di Pink Floyd, va in scena al Teatro del Giglio con una grande produzione, The Wall Live Orchestra, curato da Metropolis, Rock Opera, BC Management e LEG, in collaborazione con lo stesso Teatro del Giglio e la Fondazione Banca del Monte. The Wall Live Orchestra è molto più di un tribute show, è un concerto spettacolo in cui video e musica live, luce e grafica 3D si fondono in una miscela originale di grande impatto. Il 27 e il 28 marzo al Giglio ci sarà la prima nazionale del tour, un progetto che prende piede nell'agosto 2010, con l'avvicinarsi del trentennale del disco simbolo della band. L'obiettivo era quello di far sentire vicino al palco, sul palco, anche lo spettatore più lontano, e così nasce uno spettacolo live con un'orchestra sinfonica. La presenza di un grande schermo aumenta poi il pathos del pubblico. Il debutto, realizzato nell'estate 2012, è stato un successo straordinario, seguito da oltre 1500 spettatori entusiasti. Forti e sempre attuali sono infatti le tematiche affrontate: la solitudine, la perdita, la guerra, l'alienazione, il successo. Tematiche rilette in chiave universale, in un mondo che gli studiosi ora chiamano società del rischio, ora modernità liquida, ora postmodernizzazione. Un'epoca di grandi cambiamenti, insomma, reinterpretata dalle sensibilità degli autori. Si aggiungono oltre 70 elementi in scena, un'ottima miscela di rock e classica, la sfida di una regia video in diretta e il successo assicurato.